dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo un Santo, tu solo un Signore, tu solo Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, Padre, per la rinnovata giovinezza dello Spirito, e come oggi sia lieta per il dono della dignità filiale, così regusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro, levatosi in piedi con gli altri 11, parlò a voce alta così: uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo, e fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso operò tra di voi per opera sua, come voi ben sapete, dopo che secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questo lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, poiché Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo mi rallegro il mio cuore ed esultò la mia lingua. Ed anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. L'anima mia esulta nel Signore. L'anima mia esulta nel Signore. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. L'ho detto a Dio: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Il Signore mi ha parte di eredità il mio calice, nelle tue mani la mia vita. L'anima mia esulta nel Signore. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. L'anima mia esulta nel Signore. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. L'anima mia esulta nel Signore. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua speranza, dolcezza senza fine alla tua destra. L'anima mia esulta nel Signore. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se pregando chiamate Padre colui che senza riguardi personali giudica ciascuno secondo le sue opere, comportatevi con timore nel tempo del vostro pellegrinaggio. Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato agli uomini, né si è manifestato negli ultimi tempi per voi. E voi, per opera sua, credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti, e gli ha dato gloria, e così la vostra fede e la vostra speranza sono fisse in Dio. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme per non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò: che cosa? Gli risposero: tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcune dei nostri sono andate al sepolcro
hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed egli disse loro: stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegava loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera, il giorno già volge al declino. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ed ecco, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi gli dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero il ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto dello spezzare il pane. È parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. E sì, abbiamo bisogno anche noi, come quei due di Emmaus che abbiamo appena sentito, dicevo, abbiamo bisogno anche noi di sfogarsi, di sgranare il rosario interminabile delle nostre delusioni, dei nostri guai. Abbiamo sentito che dicevano i due: noi speravamo. Già, noi speravamo. Sì, speravamo che il concilio non fosse soltanto una data da celebrare. Speravamo che a tanti documenti seguissero almeno alcuni fatti concreti. Speravamo che i profeti fossero ascoltati prima ancora del loro ultimo respiro. Sì, speravamo. Speravamo che certi personaggi chiacchierati scomparissero dalla scena per almeno un comune senso di pudore. Sì, speravamo che il denaro contasse, e contasse un po' di meno. E potremmo aggiungere anche: speravamo che la scuola, l'amicizia, la giustizia, l'onestà e via di seguito. Speravamo. Con tutto ciò che ho sentito nel Vangelo, sono passati 3 giorni, hanno detto questi 2 discepoli. In realtà sono passati molto più di 3 giorni, 3 mesi, 3 anni. Sono passati di più, ma tutto continua come prima. Ora a questo punto viene spontanea una domanda: se Gesù ci dicesse: io speravo che voi, che tu, speravo. Con tutto ciò sono passate tante occasioni favorevoli, meglio, non sono passate. Siete voi che la siate passare
inutilmente. Leggiamo ancora il Vangelo. Spiego loro in tutte le scritture. Vedete, nessuna ricetta miracolistica, nessuna soluzione definitiva per i nostri guai, per i nostri problemi. Semplicemente c'è l'invito a leggere e a capire. Gesù ci invita a capire e a interpretare in modo diverso le cose che ci succedono e che ci riguardano. Continuiamo ancora nell'Evangelo. Ci ardeva, questi due discepoli dicevano, ha detto, ci ardeva il cuore in petto. Ebbene, averne anche oggi di esegeti capaci di spiegare, capaci di far capire, capaci di provocare rimorso, capaci di riscaldare, incoraggiare. Ne avessimo anche oggi di questi esegeti. Però, riflettendoci bene, questo dipende anche da noi. Il fatto è che siamo troppo occupati, sì, occupati ad illuminare la mente e non abbiamo il coraggio di rischiare il cuore. La lettura e la comprensione delle Sacre Scritture, ricordiamoci, non è cosa da esperti, non è cosa da intellettuali, è per tutti. C'è ancora, infine, bene ricordare che l'ammonizione contenuta nella lettera di Pietro, abbiamo sentito nella prima lettura, e dice colui che chiamiamo Padre, giudica ciascuno secondo le sue opere. Vedete, alla fine non saremo giudicati sui discorsi che abbiamo fatto, saremo giudicati soltanto per le opere che saranno prese in considerazione. In fondo il nostro tratto di strada non sarà percorso in vano, se avremo imparato quella lezione, che è una lezione fondamentale. Questo è un invito a riflettere, a pensare e a riflettere. La messa continua recitando il credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce della luce, vero generato, non creato, per stesso sostanza dal Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre, che di nuovo avrà la gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno darà fine. Credo nello Spirito Santo che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Poi il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato tra quelli dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
L'esperienza dei discepoli di Emmaus ci ricorda che è possibile riconoscere il Signore nella nostra vita con la meditazione amorosa della Scrittura, capace di far emergere il senso profondo degli avvenimenti, aiutandoci a confrontare i fatti non con le nostre attese, ma con le attese di Dio e con l'impegno di spezzare il pane con gli uomini in segno di profonda fraternità. Chiediamo che l'Eucaristia conservi in noi questa forza. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Per il Papa, i Vescovi, i preti, per tutti coloro che hanno responsabilità nelle comunità ecclesiali, perché ricordino sempre l'impegno chiesto dal Signore di conoscere coloro che sono ad essi affidati, di chiamarli per nome, di camminare davanti a loro nelle strade della vita. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché nello spirito del Vangelo e secondo la felice espressione dell'Apostolo Paolo non siano mai tiranni della nostra fede, ma piuttosto un aiuto per la nostra gioia. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché i fedeli non li sentono estranei, non si accontentino di rapporti formali, burocratici e alienanti, ma li aiutino a realizzare comunità veramente fraterne. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Invitati a pregare per le vocazioni, ricordiamo tutti coloro che trovano il coraggio di abbandonare tutto, di fare dono della propria vita per un impegno radicale al servizio degli uomini. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché tanti giovani prendono consapevolezza che il futuro degli uomini è affidato anche al loro amore e al loro coraggio. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per il grande numero di preti che da strutture pesanti, da uno stile di vita sentito come anacronistico, dalla estraneità con gli uomini di oggi, dalla solitudine e dai problemi non risolti nella Chiesa, sul piano dottrinale, sono stati messi in crisi e hanno abbandonato il ministero, perché anche il loro gesto con la sofferenza che l'ha accompagnato ci aiuti a trovare un'immagine di prete più autentica e credibile. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore, perché il Signore accolga nella gloria eterna e nella pace eterna Rosetta, Margherita, i defunti delle famiglie Zanetti, Sacchi, Zinona e Sassi. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ed ora c'è una preghiera particolare che ci hanno chiesto di fare. Preghiera per un bambino di gente all'ospedale che ha bisogno dell'aiuto del Signore. Questo bambino si chiama Mattia e per lui preghiamo il Signore e la Madonna che l'aiutino. Ascoltaci, oh Signore. Signore nostro Dio, tu cammini con noi lungo le nostre strade come un amico discreto che non impone la sua presenza, ma ci aiuta a capire il senso del nostro vivere. Fa che il nostro cuore sappia ancora riconoscerti negli uomini che camminano al nostro fianco e negli avvenimenti che ci costringono ad abbandonare le nostre piccole speranze per entrare nel tuo grande progetto di umanità, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Thank you.
prendi perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, rimani questo sacrificio, lode in gloria del suo nome, per il nostro e tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donami anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua ad offrirsi per noi, intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Cena allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione in attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Guido e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver fatto la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedite alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci del male, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu al regno, tu la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci tutti un segno di pace. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te.
non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che hai rinnovato con i sacramenti pasquali, e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, gli avvisi della settimana sono i seguenti. Domenica prossima, il giorno 3 di maggio, festa di Santa Croce, verrà esposta durante la Santa Messa e preghiamo tutti di unirsi in preghiera. Ma adesso è anche oggi, in questa settimana, c'è anche l'ottavario della Madonna della Salve. Come tutti sapete, non è possibile andare e visitare. Negli anni precedenti c'erano gruppo delle zone che andavano, si portavano insieme, in processione, alla Madonna della Salve per pregare. Non possiamo farlo, ma noi pregheremo da casa. Faremo una preghiera qui insieme, e ci uniremo spiritualmente con tutti, pregando alla Madonna, perché abbiamo tanto bisogno della Madonna, dei santi, di tutti. Ed è per questo che adesso preghiamo così: Signore Gesù, Salvatore del mondo, speranza che non ci deluderà mai,
abbi pietà di noi. Liberaci da ogni male. Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus che si va diffondendo, di guarire gli infermi, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti. Mostraci il tuo volto di misericordia e salvaci nel tuo grande amore. E lo chiediamo per l'intercessione di Maria, Madre tua e Madre nostra, che con fedeltà ci accompagna, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Regina Cieli, letare, alleluia, mi apprendo Cristo portare, resurrexit secundixit, alleluia. Ora pronomi Deo, alleluia. Preghiamo, o Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa a me, che ti fui affidato dalla pietà celeste, Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Messa è finita, andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.